Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Heavy Ballers. Un FPS roguelike molto particolare. Il gioco inizia, dopo una breve introduzione, catapultandoti in un labirinto generato casualmente ad ogni partita. Se passiamo sopra la grafica, che è sì minimalista a detta del creatore del gioco, ma secondo me fin troppo, il bello delle mappe di questo gioco è che, al contrario di quelle degli altri titoli che ho già recensito come Ziggurat, Paranautical Activity o ancor più Hellgate London, queste mappe non sono fatte di pezzi prefabbricati che ogni volta sono montati assieme in ordine sparso. Ma sono veramente sempre diverse ad ogni partita. Un'altra caratteristica l'avete appena vista. L'arma principale a vostra disposizione è un revolver con un caricatore da 6 colpi. Colpi che dovrete sempre recuperare dopo averli sparati e reinserire manualmente nel caricatore premendo R. Questi due elementi. Arma dalla potenza di fuoco limitata ed effetto sorpresa molto riuscito dato dalle mappe casuali, sono quelli che veramente contraddistinguono questo gioco dalla concorrenza. Nonostante una grafica minimale infatti, ogni volta che girerete un angolo, ogni volta che aprirete una porta, vi garantisco che avrete sempre la stessa tensione nel cercare di non essere sovraffatti dal nemico. Avete visto proprio per l'appunto pochi secondi fa cosa può fare un po' di disattenzione? In meno di 2 secondi ho perso un cuore di vita subendo un attacco su 2 fronti da una torretta automatica e da un mostro. In questo gioco per sopravvivere sono importanti la tattica per scegliere la strada migliore da percorrere nel labirinto, una grande prontezza di riflessi con nervi costantemente saldi per essere pronti a reagire all'imprevedibile e soprattutto una mira da maestro. Infatti se non manderete i colpi a segno in breve tempo rimarrete a secco di munizioni, con magari tutti i vostri proiettili a terra e non più recuperabili perché circondati da nemici. In alcune recensioni ho sentito e letto che questo gioco è semplice, beh. Io non sono propriamente un campione negli FPS, ma sentirsi dire che questo titolo è, tra virgolette, casual, o che si completa facilmente in 2-3 ore, come ho letto in un famoso sito di recensioni, mi fa abbastanza ridere. Magari nello stesso sito che, recensendo Tower of Guns, dava come ingiustamente elevata la sua difficoltà. Questo gioco a mio parere è più difficile di molti di quelli che ho già recensito, fra cui anche questo titolo, non solo per i limiti dell'arma equipaggiata, ma anche perché i labirinti che utilizza, anche se generati tramite una semplice equazione frattale, sono totalmente imprevedibili. Al contrario delle stanze random del titolo già citato e di altri simili che invece sono di fatto sempre identiche e cambia solo la disposizione di oggetti e nemici al loro interno. Le torrette, al contrario degli altri nemici, sono meritevoli di menzione. Per distruggerle dovete colpire con un proiettile la scatola gialla al loro fianco. Colpirle in altri punti non gli torcerà un capello. Sono difficili da colpire, specie quando sono tante assieme, perché hanno una mira precisissima anche a grosse distanze e perché sparano prevedendo i vostri movimenti in modo simile a come fanno alcuni mob sul gioco Ziggurat che ho già recensito. Se possibile è bene sempre approfittare dell'attimo in cui sono ancora in attivazione per colpirle in sicurezza mentre sono in difese, ma devono essere facilmente accessibili e bisogna avere riflessi prontissimi perché è letteralmente un attimo. Alla fine di ogni livello troverete una botola che vi consentirà di passare a quello successivo. Per vincere una partita dovrete attraversare 8 livelli. La trama è semplicissima. L'azienda che gestisce il posto vi ha chiamati per scendere all'ultimo livello della loro struttura e risettare il sistema di sicurezza in modo da bloccare le torrette automatiche e i mostri che si sono liberati. Quel coso che ho sparato in mezzo all'erba, anche se si vedeva pochissimo, era un maledetto serpente. Se avessi fatto l'errore di avvicinarmici troppo mi avrebbe morso. Nella migliore delle ipotesi avrei perso mezzo cuore, nella peggiore mi avrebbe pure avvelenato. Sembra incredibile ma, nonostante la grafica di questo gioco sia a dir poco pietosa, questi stronzetti molto spesso riescono a fregarti. È bene sempre controllarli tutti i ciuffi d'erba blu presenti sulla mappa, a volte hanno la sorpresa. Il gioco poi, da gran bastardo, spawna nella mappa anche gli stessi ciuffi di erba, ma con dei sassi in fila dello stesso colore dei serpenti, invece dei serpenti stessi. Uccidendo i nemici potreste ottenere delle chiavi.
Le chiavi vi consentiranno di aprire alcune porte con dentro degli oggetti. Alcuni oggetti, come queste scarpe che aumentano la vostra velocità, una volta in inventario, sono automaticamente attivi. Altri oggetti come l'antidoto per il veleno, varie pillole o bombe si attivano invece premendo spazio e non tutti sono riutilizzabili. Sparsi per la mappa troverete vari tipi di shop. Questi armadi, in cambio delle monete ottenute uccidendo i mostri, vi riforniranno di proiettili, salute, potenziamenti ed oggetti. Ci sono vari tipi di negozi e ogni tipo fornisce beni e servizi differenti. La banca è un tipo di shop particolare. Qui potrete vendere gli oggetti in vostro possesso in cambio di denaro, depositare soldi in modo che non vadano persi nel caso moriste, e anche attivare eredità ed assicurazioni, che consentono sempre di proteggere il vostro patrimonio in caso di morte, riutilizzandolo nelle partite successive. Eccoci al terzo livello. Ora mi sa che sono morto. In caso troviate nemici messi in gruppo, se sarete abbastanza veloci, potrete provare ad ucciderli tutti con una bomba. Le bombe si lanciano col tasto Shift di sinistra. Beh, credo che per questo gioco sia tutto. Ringrazio attivamente che tempo fa me lo aveva fatto conoscere quando era ancora in alfa. In definitiva, questo titolo è un FPS roguelike molto diverso dagli altri ed intrigante per il suo particolare stile, che però appare ai giocatori svalutato per via della grafica scarna e di alcuni bug irrisolti, come alcune collisioni fra i mostri e i muri del labirinto che a volte non funzionano, facendo attraversare muri ai nemici. Se siete stufi di questo tipo di video e volete invece vedere una bella griffata, beh, gli Italiano Slackers e noi del clan Galaizas stiamo lavorando a un mega video di griffing in comune. Io da solo ho mezzo tera di video di griffate sul disco che non vedo l'ora di montare per questo progetto, se riuscirà. Arrivederci alla prossima.